Un vero e proprio successo per il Silvana Day 2014, il primo torneo dedicato alla memoria di Silvana Valerio. Si è giocato presso il campo A della struttura Agora Fitness, il Memorial, che ha riscosso un grandissimo successo. Pensate, ben 8 le formazioni che hanno preso parte a questa bellissima manifestazione organizzata dalla famiglia di Silvana Valerio, dalle sorelle di Silvana e dai nipoti Andrea e Marco Terenzi. 8 partite durante tutta una giornata, una domenica di grande sport, di grande divertimento, che ha visto in campo tutti gli amici di Silvana. E la finale, la squadra che vedete in maglia azzurra contro la squadra in maglia arancio, una finalissima giocata su altissimi livelli, partita subito forte, la formazione arancio, vedete la conclusione da parte di Andrea Terenzi, poi un'altra chance sull'angolo di Bacoli, arriva l'autorete da parte di Mari per il vantaggio della squadra in maglia arancio, sul cross di Bacoli la deviazione sfortunata di Mari, poi ancora un'azione in contropiede da parte della formazione arancio con Bacoli che di tarco smarca benissimo Terenzi che va alla conclusione con il destro, il pallone che termina a lato, poi ci prova dall'altra parte la formazione in maglia azzurra, la conclusione però da parte del numero 7 che termina fuori, poi lo scambio al limite dell'area tra Vinci e Mancini, poi il pallone che arriva sul secondo palo ma non riesce però la formazione in maglia azzurra a mettere dentro, poi un pallone perso da Vinci, allora parte il contropiede della formazione in maglia arancio e arriva il gol di Mercurio, il 2-0 per la formazione capitanata da Yuri Bacoli. Poi ancora Rosati che prova a mettere in azione un compagno di squadra, il pallone che va però sul fondo senza problemi, la formazione maglia arancio che conduce 2-0. Nel secondo tempo però gli azzurri si buttano in avanti e allora ci provano subito da destra con questa combinazione vincente tra Vinci e Rosati, è il gol dell'1-2, riapre quindi la sfida la formazione in maglia azzurra che ha vinto tutte le partite prima di arrivare a questa finalissima contro la squadra arancio. E adesso vediamo lo scambio vincente con Manic De Santis che porta 3 le marcature per la squadra in maglia arancione. 3-1, si scuote la formazione maglia azzurra che vuole assolutamente accorciare di nuovo le distanze. Allora Rosati, un numero al limite dell'area, poi arriva la conclusione con il destro. Pallone che però termina alto, in contropiede può far male ancora la formazione in maglia arancione, la traversa però dice di no alla conclusione di Andrea Terenzi, poi ancora ci prova Mancini al limite dell'area con il destro, trova una deviazione, calcio d'angolo e sempre scambio tra Mancini e Rosati, la conclusione del numero 1 della formazione in maglia azzurra, trova i riflessi pronti di Giannone, poi una ripartenza veloce da parte delle Foche, pallone per Rosati al limite dell'area, le finte, poi con il sinistro prova il piazzato, il pallone che termina però sul fondo, e ancora Rosati non molla, vuole assolutamente un gol, il numero 6 prova a dribblarseli tutti, poi va con il destro, Giannone però ci mette i pugni, pallone che termina in calcio d'angolo, non si arrende la formazione in maglia azzurra, ancora uno scambio al limite dell'area, una bella percussione centrale ma è sempre Giannone a dire di no. E allora ci riprova ancora la squadra in maglia azzurra che prova a cingere d'assedio l'area di rigore di Giannone, Vinci va con il destro, il pallone che termina fuori, poi una rovesciata tentata al limite dell'area la formazione maglia arancio con Terenzi che spinge ancora sulla destra, va alla conclusione, il colpo di tacco sotto porta, non trova però fortuna e nel finale ancora la maglia azzurra, la squadra in maglia azzurra a cercare fortuna sempre con Rosati che va alla conclusione con il destro, il pallone che però termina sul fondo dopo il tocco di Giannone, ancora Rosati, conclusione con la punta, con il sinistro, sempre Giannone assoluto protagonista del match, poi la ripartenza veloce da parte della formazione maglia arancio, con una conclusione che però termina sul fondo, sempre Rosati da sinistra, prova a inventare lo scambio a destra per Mancini che mette giù, va con il sinistro, la conclusione, poi Rosati non riesce nel tap-in, Giannone bravissimo ancora una volta, lo scambio tra Rosati e Vinci, al limite dell'area, Vinci va con il destro, Giannone ci mette i pugni, poi arriva Rosati e ancora Giannone dice di no, sempre Rosati da sinistra per Mancini che prova una finta, prova a portarsi il pallone sul sinistro, va alla conclusione, ancora Giannone però protagonista, sempre Rosati a portare palla, va sulla sinistra Mancini, Rosati lo vede, pallone dentro sempre per lui e Rosati però fallisce il tap-in proprio all'ultimo minuto, non sarebbe comunque cambiato l'esito del match, è dato il successo della formazione in maglia arancio e qui è il momento della premiazione con Rosati che riceve il premio
nel secondo posto, la formazione in maglia azzurra, autore di una grandissima manifestazione fino alla fine. La squadra di Rosati ha avuto il merito di arrivare fino all'ultimo atto, poi battuta 3-1 come detto dalla formazione in maglia arancione. Qui la premiazione, come detto, della squadra in maglia azzurra, e arriverà poi il momento della premiazione della prima squadra classificata. Eccola qua, la formazione in maglia arancione capitanata da Rosati, con Mannik De Santis che alza la coppa insieme a Rosa Valerio, Andrea Terenzi e tutti i ragazzi che hanno partecipato a questa prima edizione del Silvana Day 2014, una vera e propria festa di sport e di ricordo. E il prossimo anno ovviamente si ripeterà il tutto.